Salve a tutti da Pixel Industry, Cucciolo Maximus. Oggi vogliamo presentare un gameplay di un gioco non so quanto conosciuto, sinceramente. No, cioè, devo dirti la verità, manco io. Vabbè, comunque, siamo sulla categoria arcade. Sì, sempre attraverso il nostro emulatore per PC. Bravo. E il gioco è Knights of the Round Table. Cioè, i cavalieri della tavola rotonda. Sì. Chi non conosce la storia del Re Artù e Lancillotto è Percival. Percival. Percival o Parsifal? Percival. Sarebbe Parcevallo? Parcevallo. No, Percival io sapevo. Anch'io, Percival. Ecco il gameplay. Giocheremo anche questa volta, come la scorsa puntata, di arcade game in due giocatori. E useremo soltanto due vite a testa per non mostrarvi gran parte del gioco, E ecco. anche perché poi nel lungo andare diventa un po' più palloso, e anche Sì. perché non possiamo caricare ancora, non possiamo caricare più di 15 minuti di filmato in HD. E Ecco. quindi Va siamo bene. nella merda. Beccatevi questo gameplay. Allora, eccoci qui su Night of the Round. Questo è un gioco che mi piace un sacco. Ci giocavo quando ero un po' più piccolo, fantastico. Ecco i tre personaggi. Ecco, qui Dubbio abbiamo era su Percival. Percival, infatti. Allora, qui abbiamo Lancillotto. Lancillotto, Re Artù e Percival, come sempre, due gettoni. Io ho scelto Lancillotto. Io ho scelto Re Artù, vabbè, essendo secondo giocatore. In questo gioco, a differenza degli altri, in automatico metti i gettoni, metti le vite anche per i personaggi, cioè, quindi in teoria non puoi cambiare personaggio. Questa è una cosa scomodissima, perché se voglio cambiare personaggio Ah, non lo beh, posso è cambiare. vero, sì. No, Vabbè, qui qui non. vediamo le mie imprese eroiche nel fregare l'oro sotto il naso Sì, di perché ora vi faremo Cucciolo. vedere andando avanti che prendendo l'oro, quindi le monete, o uccidendo i nemici, si accumuleranno i punti in alto. Cioè, che poi principalmente sarebbero E dove c'è tipo. scritto next sono i punti da raggiungere per arrivare al livello successivo. Cioè, che in teoria Facendo. sarebbe un tipo un level up, Sì. sarebbero i punti esperienza. Sì. Solo che invece di avere dei punti esperienza usiamo direttamente il punteggio di ogni personaggio. Sì, perché ogni livello ti aumentano. Cambia innanzitutto la skin. Poi penso che aumentano anche, diciamo, i Sì, danni, aumenta anche qualcosa. qualche amenda, penso qualche potere Sì, anche anche. perché dopo. Ecco il primo boss. Che Siamo sarebbe arrivati. Scorn. Siamo arrivati Sì. prestissimo. Ecco. Ecco, qui a differenza dell'altro c'è la barra della vita del nemico, anche c'è la barra del nemico giù, il che è molto utile perché almeno già sai quanta vita ha, perché con il primo che avevamo fatto di Capitan Commando c'era la vita che era di colore Sì, e verde, che poi poi andava spariva se non ce degradando l'avevi fino a in target. Se diventare. non ce l'avevi in target, poi spariva. Cioè, infatti, cioè, invece lì è sempre fisso. Anche qui c'è una mossa, diciamo, di emergenza, tra virgolette, Sì, che che in ti cala un pratica. po' di vita e te li butta tutti per aria. E poi principalmente sale anche questa, fa perdere un po' di vita Sì. e vabbè, e si usa usando il tasto 1 e il tasto 2, che sarebbe il tasto d'attacco e il tasto del salto. Ecco qui, questi sono il tempo bonus, il bonus del tempo. Qui ho fatto Hai fatto level un level up, up, sì. anche tu hai fatto Sì. level up. Cioè, principalmente ha cambiato la spada, no? Cioè, Sì. prima avevo una Io spada no, diversa. non ho notato mai cosa Sì, la cambiare. spada, perché tu la spada, Ecco, cioè, è più affilata. queste sono quelli che erano le monete di cui parlavo prima. No. Anzi, deve stare molto attenti perché se si trovano tipo dei forzieri grandi, questi si rischia che con un colpo si dimezza e si perde anche qualche piccolo, diciamo, bonus Sì, in punti tipo. esperienza. Ho fatto sto sbaglio enorme, però vabbè, può essere Cioè, perdonato. praticamente mi stai rubando tutto, io non livellerò mai. Voglio far vedere la mia armatura. Non la faremo mai vedere. Oh, arrivo io. Questo gioco è proprio fantastico, in realtà sono macello. Sì, questo è molto bello. Infatti che Anche si può perché ha le giocare cose. in In tre. tre, infatti, stavo dicendo proprio questo. Puoi giocare anche in tre. Sto bastardo, mi ha fatto volare. Te manca poco per livello 4K Un 4000. Dillo, di 4000, non 4K. di Fatto Ecco, gare. Ah, il e questo cavallo. come in Capitan Commando, cioè se in Capitan Commando si poteva I robot. utilizzare i robot, qui possiamo usare i Qui abbiamo cavalli. bellissimi cavalli. Opla, t'ho No. fregato il cavallo, sì, mi A parte che sto per piace. morire, aiutami, assolutamente. Guarda io quanta vita c'ho, però. Vabbè, però tu stai sul cavallo.
Io sto sul cavallo, e te sei morto. Guarda, io ora muoio, sicuro. Ecco, visto, te l'avevo detto. Ladro di cavalli. Tan, tan. Bada boom. Ho fatto level up. Yeah, ma come ho fatto level up? Level up di Re Artù, gli cambia la corazza, la spada. Allora, spieghiamo anche qui principalmente il cavallo. Anche qui spieghiamo l'hood del gioco, perché sì, l'abbiamo fatto anche semplice. Cioè, molto semplice. Cioè, questa volta invece di essere in due diviso a metà con l'high score al centro, qui l'high score non viene segnato completamente. Cioè, anche perché non penso c'è ci sia uno, alla fine. Sì, c'è. Ci sarà, sicuramente ci sarà. Qui ci saranno i nostri alleati che, se li aiuteremo, ci lasceranno qualcosa. In tutto ti ho regalato anche una mela, anche perché sei a secco. Sei a secco. Non sei un pro come me. Hai fatto le belle, visto? Ti è cambiato la spada. Ora è proprio una sciata. Comunque, dicevamo della Wood. Ah, ok. Le due vite sono divise in tre, perché si può giocare benissimo in tre giocatori. Allora, principalmente abbiamo la figura del personaggio, il livello, poi il nome del personaggio, sopra il nome del personaggio, quello 00, non so cosa sia. Non so cosa sia quel 00. Non sono le vite. Sì, sono le vite. No, le vite sono quelle col per sono 01. Sono le vite, penso, disponibili. Ma non lo so. No, quelle disponibili stanno sotto allo score. Cioè, quelle 36.430 che vedete per ora su di me sono gli score. Poi di sotto ci sono le vite. Ci sono le vite, scusate. Quella sotto con la barra rossa è la barra della vita. E poi c'è il next, che sarebbe il livello che si deve raggiungere per fare il level up. Intanto stiamo già picchiando al secondo boss. Lo picchiamo a sangue. Sì, questo è pallosissimo, perché più che altro è veloce. Ma vabbè, però è una... ancora, siamo con zero vite, abbiamo solo questa e basta. Vedi, non morire. Oddio, ma t'ha tolto un casino di vita. Ma sì, l'ho detto, è pallosissimo questo. Ci ha ammazzato proprio. Opla, ma... Strano, ma hai preso tu anche l'ultima cassa. Guarda un po'. Io non livello ero. Oddio, ho fatto un altro level up. Che ti cambia? Che mi cambia? Non lo so, guardiamo un po'. Niente. Ti sta bene. Dai, fanculo. Almeno io sono il quarto livello. Forse anch'io, No. Questo è un po', diciamo, è uno stage un po' più lontano. Cioè, sì, perché alla fine gli stage sono più lunghi in base alla mappa che fanno vedere all'inizio. Bisogna raggiungere un boss e sconfiggerlo. Ora tenterò di livellare prima di morire. Voglio livellare in modo che faccio vedere la corazza del mio bellissimo personaggio. Ma secondo me non lo fai. Lo devo fare per forza, lasciami qualcosa. No, io dico, io non ti lascio niente. Se vuoi ti lascio qualcosa da vivere. Anzi, guarda la vita tua, non ce ne hai. Aspetta. Mi mancano 400 punti, ora li faccio. No, vabbè, allora li fai. Guardamelo. Opla. Vabbè. Corazzatissimo. Ah, poi abbiamo il coso della scacchiera. Hai fatto pure level up. Cioè, ti sei caricata la vita con level up. Allora non c'è bisogno, ti ripendo, vai. Guarda il cavallo, bellissimo. Ah, volevo dire che con la pedina, quando troveremo la pedina del cavallo, sono morto. Non si è vista la pedina perché... Sì, è stata una cosa veloce, però principalmente quando pigli la pedina ti spunta direttamente il cavallo che ti viene ad aiutare. Penso che il cavallo cambi colore in base al personaggio, per quello era rosso come le fasce più del vestito. Dici? Mi pare. Boh, non ricordo. Boh, lo so. Oh, sta attento, che stai morendo. Ormai, dai. Sì, ma ormai è un corno, dai. C'è un filo, adesso non botta ma va. Ah, il mio c'è ancora in continuo, ma non è finito. È zero. Ah, ok. Vabbè, inserisco il nome. Nel frattempo, tu cerca di stare più a lungo vivo. Ma secondo me, oddio, già sei morto. Cioè, mentre picchiavano l'altro. Ti rendi conto cioè, che picchiavano i nostri alleati e t'hanno picchiato pure a te. Sai che ti dico? Ma non so se l'hai visto, ma secondo me tu non secondo me tu hai fatto meno punti di me. Cioè, aspetta, io avevo un 61.000, mi sembra, è qualcosa. Non mi ricordo. Vediamo, qua. Sì, forse qualcosa in meno l'ho fatta sicuramente, però vediamo. Vediamo, dai. Penso che ci sarà una X-Core, comunque sia. Sì, ma però in singolo sempre. Infatti, ecco. Al lato c'è il nome del personaggio. Vediamo. ALP. Ah, ok. 61.380, t'ho fregato. Sono morto prima, però t'ho fregato. Guarda ma un po'. Me l'ho fatto tutta all'inizio. Ok, bene ragazzi, allora il gameplay di oggi è finito.
Questo era Night of the Round. Night of the Round Table. No, è Of the Round. È uguale. Vabbè. Perché forse con The Round della no, Round. No, però rimanda direttamente alla leggenda, perché Round è con la lettera maiuscola. Forse i Normandi, chi erano quelli? I Normandi? I Normanni, capito? Non i Normandi! Il video finisce qui, ricordatevi di mettere mi piace, condividere il filmato e soprattutto iscrivetevi al canale. Bene ragazzi, per oggi è tutto, Maximus Cucciolo è tutto, dalla Pixel Industry un saluto e ci vediamo, ciao!